No, non me l'aspettavo per niente, perché comunque sono arrivata a questi assoluti un po' più carica dei miei compagni, che avendo già ottenuto la qualificazione a dicembre 2019, preferivo, cioè io e il mio allenatore abbiamo deciso di proseguire un po' con l'allenamento. Però in acqua mi sentivo bene, ma non avevo proprio idea di fare questo tempo, pensavo di fare un secondo di più sinceramente. Quindi sono molto molto soddisfatta di tutto il lavoro che sto facendo, che è stato davvero faticoso dover riprendere tutti gli allenamenti come prima, però sono contenta di aver ripreso lo stesso standard pre-Covid, anche meglio, e quindi sono contentissima. Avere già il passo in tasca, magari già la tranquillità in più, visto che appunto è sicuramente buttarmi in vasca senza pretese, perché oggi potevo fare 2.5 come 2.7, ma sarebbe andato bene lo stesso, e sono andata appunto con la tranquillità necessaria per fare una gara fatta bene, mettendo da parte le ansie e tutto, ma andando solamente di muscoli. No, beh, sono contenta di aver scritto il primo stagionale mondiale, comunque anche con tutta questa storia del Covid immagino che non sia semplice fare le gare nemmeno all'estero, e noi siamo fortunati rispetto magari ad altri paesi, e quindi bisognerà vedere alla finale olimpica se ci sarà, e bisognerà vedere lì come sono. Allora, il tempo sicuramente, perché non pensavo proprio, e anche le sensazioni in acqua non mi sono riempita, cioè ho finito la gara molto tranquilla tra virgolette, nel senso che appunto sono esplosa nella vasca, quindi sono veramente veramente contenta, perché significa che il lavoro che sto facendo è molto buono e che devo continuare così, testa bassa, e andare avanti. Cosa è cambiato quest'anno rispetto agli anni scorsi che magari ti ha permesso di ottenere questo risultato? Beh, che magari rispetto al 2019 sono 4 kg di meno, forse. Non lo so, vabbè, il peso è un po', cioè dipende da persona a persona, e quindi no, non so se sia quello, però comunque ho trovato anche una tranquillità, soprattutto con il mio ragazzo Alessandro, e come ha trovato una serenità nel quotidiano. Affronto gli allenamenti molto più col sorriso in faccia. Noi siamo anche compagni di allenamento, quindi se magari uno sta un po' più giù, l'altro lo sprona e viceversa, quindi forse appunto è stata proprio la serenità nel quotidiano che mi ha permesso di allenarmi meglio, di arrivare qua e far bene. Quindi vedremo l'animo del guerriero veramente. Sì, speriamo. Magari porta bene. Peso, non si può dire, dai. No, adesso peso 63. No, sì, allora mi sento un po' meno muscolosa rispetto a una volta, e quindi forse in questi mesi proverò anche a lavorare sotto quel punto di vista, perché appunto più muscoli significa sì più peso, ma anche significa più forza in acqua. Quindi bisognerà trovare un po' un equilibrio, però aver fatto 5,5 così va veramente, veramente bene. Adesso a Tokyo, diciamo, pensando all'obiettivo, cioè a livello tecnico, cosa devi fare da lavorare? Allora, sicuramente forse vabbè, la partenza, le viraggi, tutti quegli micro aspetti tecnici, alla fine la ruota te la faccio anche abbastanza bene. Forse non so se mi sono accorta che magari stavo troppo attaccata alla corsia, non tanto centrale, quindi tutte quelle piccolezze che alla fine si eliminano decimi di qua, decimi di là, e si riesce a fare qualcosa di meglio.